capita un giorno di ritrovarsi con un'amica e poi un giorno uno dice: ti ricordi di me? E questa mo chi è? Qualcuno ricorderà comunque che in una radio locale tanti anni fa si suonava Souvenir. Souvenir era un brano famosissimo dei Santa Rosa che alcuni anni fa vennero anche a suonare in questo nostro comune. Siamo con Tiziana De Santis, voce solista dei Santa Rosa. Ciao a tutti, grazie per questa presentazione Pino, e sì, è veramente molto bello ritornare qui a Monteiasi, una piazza che ci ha ospitato per ben 3 volte, è proprio in un momento in cui nelle radio imperversavano i nostri successi. E tra l'altro ti ricordo e ricordo che Souvenir ha avuto un disco d'oro, un grande riconoscimento per appunto 1 milione di copie di dischi venduti. E la Puglia ci ha abbracciato, vedi che nel mio petto c'è anche, sul mio petto c'è un simbolo dei Trulli, anche perché simbolo che dove, sicuramente mi riporta in Puglia. La Puglia ci ha accolto, ho fatto molte serate qui, un pubblico calorosissimo. E sì, poi devo dire che l'amministrazione attuale di Monteiasi con il sindaco, anzi vorrei tenerlo qui a fianco a me per salutarlo, ecco, vieni un pochino qui. Cosimo Ciura, il grande Cosimo, che mi sta ospitando, ecco, in questo luogo. Devo dire che Monteiasi continua secondo me ad avere una bellissima energia e dovrebbe ricominciare ad avere quell'energia di un tempo che io ho lasciato qui. Sembra fatto apposta, Souvenir. Souvenir. Souvenir vuol dire ricordo, vuol dire portare qualcosa insieme quando si va in un luogo. Souvenir da Monteiasi. Souvenir da Monteiasi è sicuramente il calore del pubblico di Monteiasi. E ci ha accolto veramente, ci ha aperto le loro, ha aperto a noi le loro case, ci ha, sono rimasta qui amica con Anna Palatino, che era una detta della tua radio se non mi sbaglio, e che praticamente ci anche la vostra radio ci ha sostenuto moltissimo, anche abbiamo avuto anche il premio di Telenorba, insomma per l'indice d'ascolto molto alto. Dopo Souvenir la tua carriera continua da solista adesso? Sì, ho fatto non solo Souvenir, sono stata 10 anni di militanza all'interno del gruppo Santa Rosa, c'è stato appunto Torna Ritorna, Piano Piano, poi c'è stato Atlantide che è stata prima in classifica in Francia, con il quale poi il gruppo è approdato a Sanremo nell'89 e dove con Anni Migliori di Baldan Berlincioni ci siamo piazzati al 4º posto. Veramente in realtà eravamo primi in classifica, poi mentre ci hanno chiamato stavamo mangiando, correte che dovete ritirare il primo premio, inspiegabilmente siamo arrivati al 4º posto, però Sanremo è Sanremo, ti dà una vetrina, c'erano 10 milioni di telespettatori a guardare la nostra esibizione. Tra l'altro ricordo che avevo 40 di febbre e nonostante tutto sono salita sul palco, insomma. La tua carriera continua adesso come? Allora, superato l'89 sono entrata in questo gruppo che è un quartetto vocale che si chiama Chattanooga, scoperto da Renzo Arbore in Quelli della Notte. Ancora ho lavorato con i più grandi artisti, l'ultimo è stato, non ultimo ma primissimo, è stato Renato Carosone, con il quale io ho fatto l'ultimo tour mondiale.
e ancora oggi con il gruppo portiamo in giro lo spettacolo così come è stato creato da Renato Carosone. Noi siamo il vero, ci tengo a dirlo perché noi siamo il vero gruppo che ha lavorato con Renato Carosone, gli altri non hanno mai toccato un palco con Renato Carosone, anche se sono nomi grandissimi. E infatti noi proiettiamo proprio tutto il tour con lui, quindi a testimonianza di questo connubio. E poi c'è stato un momento in cui ho avuto un problema di salute e mi sono fermata anche perché mi sono sposata, ho un figlio ora bellissimo di nome Francesco, e, però poi mi sono dovuta fermare per circa 5 anni, anche sufficienti, diciamo non sufficienti, e che mi hanno fatto pensare che la vita è non solo apparenza, ma c'è qualcosa di più, qualcosa di molto più profondo, di molto più spirituale. E così ho scritto insieme a Totò Iacobone, che è il primo impresario di Pino Daniele, un progetto che si chiama Mistica, e tra l'altro che ha avuto un grande riconoscimento dalla Farnesina come uno dei primi progetti più importanti a livello culturale nel mondo, proiettato su Rai Web, ha avuto 20 milioni di telespettatori in tutto il mondo. E di cosa parlo? Parlo della mistica dell'uomo moderno, in senso spirituale, che va oltre gli steccati confessionali. Non c'è religione, ma c'è spiritualità. Quindi gli steccati religiosi non esistono, la spiritualità è innata in ciascuno di noi, va solo alimentata, perché ovviamente siamo in un mondo materialista e la spiritualità, ci si ricorda della spiritualità solo quando ci si sente male, non si sta bene, ci succede qualcosa di brutto, e questo no. La spiritualità è dentro di noi, è anche una gentilezza, è credere in qualche cosa che ci eleva. E porto questo spettacolo in giro con delle cover conosciutissime, tra cui Annie Lennox, Ita Zenda, con Spunta la luna dal monte e tante altre canzoni. Uno spettacolo che dura circa un'ora, che prende per mano l'ascoltatore e lo porta in giro per il mondo, perché canto in coreano, canto in ebraico, canto in francese, tutti artisti che si sono elevati e hanno cercato dentro di loro e fuori di loro una spiritualità. Questo è un progetto che si chiama appunto Mistica. Dopo tanti anni, il tuo messaggio agli amici di Mattia? Di credere in questo paese, di non nascondersi, di non chiudersi dentro le case, ma di uscire fuori e di interagire. Non ci si può aspettare stare seduti comodi nel proprio microcosmo, ma uscire fuori e dare una mano a questo sindaco, perché il paese è di tutti. La spiritualità è anche nel dare fiducia e dare un vero supporto e apporto alla società. Non esiste il microcosmo, esiste il macrocosmo. Buongiorno a tutti, che dire, rimango esterrefatto dal messaggio e dai complimenti fatti da Tiziana, che ho avuto il piacere di conoscere attraverso un'amica comune, come diceva lei prima Anna. Ho conosciuto Tiziana, mi ha parlato ultimamente, è arrivata qualche giorno fa di persona, di questo suo progetto. Ho esplicitato assieme a te che Monte Iasi, per quanto riguarda gli eventi culturali, risponde meno, però ci crediamo in questo progetto e sicuramente faremo qualcosa, perché dell'entità di Tiziana non conoscevo tutto, anche perché quando è venuta a Monte Iasi o ero piccolo, non ero ancora nato, però dai suoi racconti, da quello che ha fatto, mi ha affascinato, soprattutto l'ultimo suo progetto. Cercheremo di portare a Monte Iasi quello che è questo progetto ed evento fatto e composto da Tiziana. Oh!
ma sono